Allora, oggi ragazzi sono in vena di fare un video dove voglio dire la mia su una cosa. Allora, mi hanno fatto sapere che c'è chi sostiene che io vado ad applicare gli stessi protocolli di lavoro che uso per i miei ginnasti anche per gli adulti. Il problema di chi sostiene queste persone è che probabilmente non ha mai allenato i ginnasti, non ha mai allenato un giovane ginnasta, non se n'è neanche mai preoccupato, non si è mai trovato nella condizione di farlo. Quindi il discorso è, ma è vero che io alleno gli adulti come alleno i ginnasti? Le cose non stanno proprio così, e vi assicuro che se c'è qualcuno di voi, qualche volontario che vuole rompersi un gomito o una spalla in poco tempo, può farsi avanti e io lo andrò ad allenare esattamente come alleno i miei ginnasti e vediamo quanto dura, però non mi assumo le responsabilità di quello che gli capita. Quindi, per farvi due grandi distinzioni, che cos'hanno gli adulti che non hanno i bambini e che cosa hanno i bambini che non hanno gli adulti? Perché è questo che poi determina come alleni una persona e come ne alleni un'altra, un individuo grande e un individuo piccolo, ok? Quindi gli adulti sicuramente dalla loro parte hanno lo sviluppo delle fibre bianche, quindi possono lavorare tantissimo a livello di coordinazione intramuscolare, ok? Quindi cercate di fare attenzione su questi dettagli, lavorano tantissimo a livello di coordinazione intramuscolare, cioè possono lavorare proprio a livello di quantità di superficie muscolare, di sezione muscolare, per sviluppare una certa quantità di forza, visto che generalmente per ogni centimetro quadrato della sezione fisiologica del muscolo, della PCSA, si possono spostare diciamo tra i 4 e i 7 kg, poi ci sono muscoli che spostano qualcosina di più, muscoli che spostano qualcosina di meno, più o meno il range è quello, ok? I ragazzini invece, fino a quando non arrivano alla fase di crescita tra i 12 e i 14 anni, non sperimentano un aumento così marcato della PCSA, della sezione del muscolo, quindi loro non possono fare leva in modo così marcato sulla coordinazione intramuscolare. Quello che possono fare loro invece è l'ottimizzazione dello schema motorio, quindi sostanzialmente la coordinazione intermuscolare, e per poter fare questo le intensità devono calare, ma la cosa più importante, le esecuzioni devono essere sempre più veloci possibili, quindi sostanzialmente l'aumento della forza avviene perché c'è un aumento della potenza. Per potersi allenare con la potenza però i tessuti devono essere sufficientemente condizionati da poter assorbire il carico e creare una repulsione, e questi ragazzini non lo possono fare perché hanno tessuti elastici e sono in grado di recuperare prima. Gli adulti invece, che magari hanno fatto anni e anni e anni di inattività, hanno perso l'elasticità muscolare, quindi non sono più in grado di riassorbire il carico, di fare repulsione come un ragazzino, hanno perso mobilità articolare, quindi i movimenti magari saranno forzati lungo delle direzioni di forza che non sono quelle ottimali, e altra cosa, non hanno lo stesso recupero di un ragazzino. Quindi se per esempio con un ragazzino io posso permettermi di fargli fare i muscle up assistiti, gli anelli alla sbarra, cercando di fargli eseguire il movimento ovviamente sempre in modo simmetrico e più velocemente possibile, questa cosa qua io non mi posso prendere la responsabilità di farla fare ad un adulto che non ha le stesse caratteristiche di un ragazzino. Quindi il discorso è, il ragazzino può molto più facilmente andare a proporre e a allenare nel suo allenamento uno spettro molto più ampio di movimenti, che va dal piano orizzontale al piano verticale al piano intermedi e quindi ai multipiani, a velocità più elevate, ok, lavori a braccia tese, lavori magari un po' più importanti a braccia flesse, cosa che invece l'adulto non può fare, e deve andare a creare un percorso didattico che sia estremamente graduale. Quindi, come vedete, io non alleno gli adulti come alleno i ragazzini, perché gli adulti questo tipo di allenamento non lo reggono, e se pensano di poterlo reggere sono poi esattamente tutti coloro che magari mi mandano il referto della risonanza magnetica, mi mandano il referto dell'ecografia, mi mandano il referto della GX, mi mandano il referto del fisioterapista, mi mandano il referto dell'ortopedico, mi mandano il protocollo di riabilitazione del fisiatra. Mi dispiace ragazzi, questo quando arrivate qua è troppo tardi, bisogna capire che ci sono queste differenze e di conseguenza l'allenamento deve essere in funzione di queste differenze, ok? Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.